Zigep 2020, siamo allo stand della CRS Arredamenti e siamo nell'angolo di Luigi Biasetto, il maestro pasticcere padovano che ormai non ha solo pasticcerie a Padova ma in altre città in Italia e all'estero. Bentornato Luigi. Grazie, bentrovati, un piacere. Perché qui allo stand CRS? CRS è un produttore che è sempre stato molto attento alle esigenze del mercato e quindi aperto a rimettersi in gioco e ad ascoltare anche quello che sono le esigenze dei suoi clienti e dei nostri clienti. La pasticceria, così come la ristorazione in genere, sta subendo un cambiamento epocale. Nelle pasticcerie oggi non si mangia solo dolce, ma si mangia anche salato. Nelle nostre pasticcerie c'è la ristorazione e c'è anche la ristorazione calda. Per la prima volta si è aperto a Padova un ristorante dentro una pasticceria, una cosa che non succedeva di solito. E quindi per noi avere un fornitore, come in questo caso CRS, che fa qualità, che è disposto a rimettersi in gioco e a rimettere in gioco il suo punto di vista, il suo modo di vedere, per noi è davvero fondamentale. Cosa pensi di questa manifestazione SIGEP, il Salone Internazionale del Gelato, della Pasticceria, della Panificazione e del Caffè? Sempre di più un grande focus a livello mondiale. Ci sarà, credo, anche quest'anno dalle iscrizioni più del 30% di visitatori che arrivano da tutto il mondo. Lo vediamo anche questa mattina, oggi il SIGEP ha aperto i battenti, abbiamo visto molte persone che arrivano dai paesi dell'est ma anche da paesi asiatici piuttosto che da oltreoceano, quindi SIGEP si sta confermando sempre di più un modello che funziona. Questo è il vero modello del Made in Italy che funziona. La fiera di Parigi si è conclusa qualche giorno fa ed è stato un flop assoluto per tanti motivi. Questo è un salone in forte espansione, credo che l'approccio e l'idea dell'italiano, con una creatività non solo sotto il punto di vista del format, quindi della fiera, ma anche nell'ospitalità, perché è vero che Rimini ha un bacino di utenza e quindi di alberghi che permette di poter ospitare comodamente veramente centinaia di migliaia di persone, perché qui aspettiamo più di 200.000 persone, questo è un dato di fatto. Luigi, i tuoi dolci sono belli da vedere, buoni da mangiare e non è una sviolinata perché tu ne sei assolutamente consapevole. Li guardi in vetrina come in questo momento e ti chiedi: ma sono veri o sono falsi? Sono solo per esposizione o sono anche per poter essere mangiati qui in loco? Qual è il tuo segreto? Allora è un bellissimo complimento, devo dire che anche dei prestigiosi colleghi sono passati questa mattina e ho detto: ma sono veri o sono falsi? No, sono veri. La pasticceria di alta qualità è preziosa. Quando una persona ha fame deve entrare in un panificio, farsi un piatto di pasta o di riso. Quindi la pasticceria non è lusso, ma è sicuramente un premio. Quando si entra in pasticceria è sempre per festeggiare, è per un momento di condivisione o per un momento di premio. Decido di premiarmi. Allora è importante che sia un premio consistente, un premio che ne valga veramente la pena. C'è l'attenzione da parte nostra e del focus di questa fiera di un'alimentazione sempre più attenta, bioattenta vorrei dire, attenta ai materiali utilizzati per la produzione, attenta ai materiali per l'esposizione e per il trasporto, quindi per noi questo è molto molto importante. E poi deve essere l'apoteosi del gusto. Si parla ancora oggi poco di un fenomeno che si chiama Blitz Point. Il Blitz Point è il punto massimo di raggiungimento dei sensi durante la degustazione. Quindi è quando si riesce a mettere assieme non solo l'aspetto, non solo il profumo, non solo il retrogusto, ma anche gli aspetti nutrizionali e alimentari che fanno sì che il dolce, una volta consumato, lascerà un segno positivo e un ricordo positivo.
Noi mangiamo dolci, fateti caso, sempre pensando alla nostra storia. Mi ricorda il dolce che faceva o mi ricorda un dolce che ho mangiato. Allora è importante che tutto questo, in un momento appunto di premio, sia in qualche modo riconosciuto e emerga. Luigi, è arrivato il miglior momento delle interviste, l'assaggio. Beh, allora c'è l'imbarazzo della scelta, anche perché per noi, e lo dicevi prima, per noi non pensiamo di essere mai arrivati, siamo continuamente alla ricerca di nuovi abbinamenti, di nuovi modi di fare. Abbiamo rivoluzionato il modo di fare il bignè, l'abbiamo anche pubblicato, abbiamo dopo molti studi rivoluzionato anche il modo di impastare il panettone, sembrava dopo alcuni secoli una cosa normale, abbiamo rivoluzionato il modo di cuocere una crema. Allora noi siamo attenti alla ricerca per fare in modo che chi mangia qualcosa di nostro in qualche modo ritrovi e abbia un ricordo davvero indelebile. Grazie, e grazie anche per l'assaggio. A prestissimo, Luigi. A presto, ciao a tutti, arrivederci.